Benvenuti a Due Cuori e un Bouquet, il programma televisivo che indaga l'amore dei nostri giorni. Però oggi è una puntata davvero speciale perché non ho invitato una coppia come mio solito con me, ma voglio presentarvi una persona che rende felici tutte le coppie di giovani che desiderano sposarsi qui in campagna. Quindi ci allarghiamo piano piano perché sono sicura che lo riconoscerete anche da casa. Lui è famosissimo, lo showman, violinista per eccellenza di tutti i matrimoni campani, nonché mio zio, e quindi diciamo. Giochiamo anche in casa, ma mi fa veramente piacere. Sono un raccomandato. Felice d'amico, e oggi voglio proprio dedicare una puntata a lui, perché lui è veramente un esperto di questo settore e conosce sposi da una vita e li fa felice appunto con la sua musica, con il suo violino. Partiamo da qui, Felice, com'è che hai scelto di dedicarti agli sposi, ai giovani? È una vita che ho cominciato tanti anni fa. Quindi facendo qualche matrimonio in famiglia, poi piano piano abbiamo capito che potevo soddisfare anche altre richieste, e quindi ho cominciato. E a tutt'oggi mi ritengo veramente fortunato, perché sono uno di quelli che ha diverse richieste. Me li scelgo anche un poco io, in verità, perché faccio anche un'altra attività di conseguenza. Non posso dedicare tutto il tempo, però voglio dire, ci difendiamo bene. Sto facendo un matrimonio di qualità in questo momento. Sei conosciuto principalmente come il mago del violino, perché è quel tuo magico violino che fai ballare tutti quanti. Devo dire che in effetti mi differenzio un po' dagli altri, a detta delle persone che mi hanno ascoltato e conosciuto, per il fatto che non mi piace fare soltanto una performance di 4 ore, 3-4 ore solo violino. Quindi faccio tantissima animazione. Uno showman. E quindi questo girare per la sala, sorridere, nascondermi dietro le persone, queste cose qua fanno sorridere tutta la sala. Io mi accorgo che mi seguono con lo sguardo, dove sta andando, che vediamo se va da quello, se va da quell'altro. E mi accorgo che loro si divertono ascoltando, spero, buona musica. E quindi questo connubio, diciamo, è fondamentale per la riuscita di una ottima. Parliamo proprio di questo, diamo proprio qualche consiglio, no? Quando si sceglie l'intrattenimento per il proprio matrimonio. Tu hai detto non solo musica, ma anche piccole performance artistiche, e dopo ne vedremo anche di simpatiche che tu fai con gli sposi. E poi cos'è che ti rende speciale una cerimonia, secondo te? Che bisogna curare? Guarda, noi siamo principalmente dei grossi psicologi, no? Perché dobbiamo capire anche il tavolo dove ti stai avvicinando. È vero. Cioè, per me è un po' più difficile. O no. Per me è un po' più difficile rispetto agli altri, perché gli altri stanno lì in postazione, invece io girando corro il rischio di andare a scocciare, tra virgolette, una persona che magari non vuole essere coinvolta. Quindi bisogna avere tatto, intelligenza. La sensibilità di capire dove puoi e dove non puoi. E questo, dopo tanti anni di esperienza, diciamo, mi riesce abbastanza bene. Li capisco già da quando fanno l'aperitivo, li guardo, li vedo e studio. E per gli sposi, gli sposi chiedono che non sia un matrimonio, tra virgolette, blando, diciamo, ma che sia un matrimonio energico, ma di qualità. E questo è importante. Io poi, insomma, mi avvalgo anche di splendide collaborazioni, di cantanti, di artisti che mi accompagnano, quindi diciamo che questo mi ha tenuto sempre sulla cresta dell'onda per tanti anni, diciamo. Anche un po', in base alla tua esperienza, qual è stato il matrimonio più simpatico a cui hai partecipato? Io non dimenticherò mai un matrimonio di un'amica mia carissima che vive a Reggio Emilia, che si è sposata a Pestum. Sono entrati, io ho fatto un pezzo, diciamo, un country moderno, e mi hanno battuto le mani e sono messi a ballare. E da quel preciso momento mi hanno letteralmente vietato di fare un pezzo triste, hanno ballato tutto il matrimonio, per cui a un certo punto io mi sono piato la briga, mentre la cantante cantava, di pigliare il piatto e dare da mangiare agli sposi, perché loro non si sono seduti un secondo. E quando qualche amico usciva dalla pista per andare a mangiare, loro li richiamavano: vieni qua a ballare, qui hanno ballato tutto il tempo. Io mi sono andato a scusare personalmente con lo chef,
con il proprietario, con tutto, io non ho colpa, perché quando io cercavo di fare una pausa o metto un pezzo più tranquillo, loro mi hanno assolutamente aggredito. Oh, Davide, come stiamo? Ci stiamo divertendo, ma così, ce ne frega, non siamo qui per mangiare, siamo qui per divertirci. Quindi proprio festa pura. E allora, zio, io direi, totale, per i pochissimi che ancora non ti conoscono, ecco, mandiamo in onda uno straccio proprio di un tuo live durante questo matrimonio che stai per fare, così capiamo subito di cosa si tratta e qual è lo spirito, il cuore, la passione di Felice D'Amico. Felice D'Amico nella sua versione proprio live, però io ci tengo anche a farvi conoscere un altro aspetto di Felice che magari è meno noto e più. Oltre ad essere un bravo violinista, Felice è anche un ottimo compositore e io ne so qualcosa perché fin da bambina, io ti ricordi, noi ci mettevamo insieme al pianoforte e lui componeva queste canzoncine belle anche per bambini che cantavamo insieme. Però la cosa importante è che Felice è sempre stato il compositore di tutte le colonne sonore dei miei programmi TV, della mia fiction divina e anche di Due Cuori e un Bouquet. Abbiamo fatto 4 edizioni e le musiche che state sentendo di sottofondo sono tutte suonate da lui. L'album si intitola Absolute Relax. Absolute Relax, che è, insomma, che contiene. Si trova dappertutto, si può anche acquistare su iTunes, su Google Play, su Amazon, è un po' dappertutto. È partito da qui, un po' diciamo quasi per gioco, e adesso pensate che sta addirittura realizzando un disco con Albano. Albano carissimo, siamo diventati amici, sono 3 anni e mezzo che lavoriamo insieme e io sono onoro di dargli una mano nelle vendite dei suoi vini perché faccio quello anche da tanti anni.
E da lì è nato, lui mi ha fatto proprio la richiesta, dice, vuoi fare un disco? Voglio tutto un disco proprio io. E farò, inizialmente io volevo fare pezzi famosi, però poi ho pensato, visto che lui me l'ha chiesto proprio lui, sì, voglio fare i brani tuoi, te li faccio a violino rifatti tutti quanti. Bello, bellissimo. Quindi in chiave diversa, chiaramente moderna, e stiamo lavorando io e il collega Pasquale Curcio a questo progetto, siamo già a 5 brani, dobbiamo farne 11, ci vuole un po' di tempo, giugno, luglio, vediamo un po'. Compatibilmente con i miei orari, il mio tempo disponibile, faremo questo progetto. Tornando però ai matrimoni, dove insomma io ti definisco il re delle cerimonie qui in Campania. Prima abbiamo parlato del matrimonio più simpatico, adesso mi puoi parlare del matrimonio anche all'estero, perché so che tu ne fai tanti anche fuori, sei conosciuto anche fuori in America, ai Caraibi, è andato in Russia, è andato un po' ovunque, ma quello all'estero che maggiormente ti ha colpito e perché sei diverso dai nostri? Uno strano è stato ai Caraibi, da mio amico Paolo che c'ha un bellissimo ristorante sulla spiaggia a Baia Ibe, Santo Domingo. Due russi si sono sposati da soli, con due wedding planner, due ragazze wedding planner hanno montato la scena sulla spiaggia. Loro due si sono scambiati in anello, hanno stappato le bottiglie. Da soli. Mi hanno chiesto di suonare La vita è bella e con te partirò. E poi un altro molto chic, molto elegante, lì a Monte Carlo. Al Grand Hotel du Cap Ferrat, che è un posto pazzesco, e lì è stato fantastico perché io avevo timore di far sorridere le persone, perché sai, Monte Carlo ti incute, io in smoking, ma nel momento in cui mi sono appena seduto sulle gambe dello sposo e sono partiti tutti, si sono alzati i cellulari, è stata una festa meravigliosa fino alla fine, proprio ci siamo divertiti tantissimo e loro mi hanno, diciamo, un po' iscritto dopo, ci siamo sentiti, ma ancora li ringrazio. Quindi diciamo che la felicità non ha confini, cioè tutti i matrimoni, anche quelli all'estero, sono momenti di festa, momenti di gioia. Guarda, no? E così deve essere, secondo me, non deve essere una cosa totalmente blanda, diciamo, soft, ma un matrimonio è anche una festa, per cui bisogna fare attenzione a far divertire le persone senza esagerare. E però farli ascoltare anche mentre mangiano buona musica, che magari se l'accompagnano mentalmente, la cantano mentalmente, o te la cantano pure, perché mi sono capitato anche i matrimoni si sono messi a cantare in sala, se io sono un pezzo tipo i migliori della nostra vita, me lo cantano tutti, e quindi è un momento di aggregazione festosa. Aspetta che sono quanto uno sposo che non capita niente. Tutto quanto è mezza la parata, no? Ti, ok? Tutto al centro, andate, vai. Ti ho avuto l'occasione, ma gli do limone. Ti. Caro tuo, come il basciù. E ma gli do limone, ti. Aspetta, mi sono anche capito. Facciamo una prova, fagli con il nuovo, ti, tu lo dici a me, sai, ti hai venuto l'occasione, bagno d'olivola, ti, e allora trovo un bel mascione, bagno d'olivola, ti, aspetta, mio padre ha sposato, se ne è venuto, giù, non sei riuscito, non sei riuscito a sposare, bagno d'olivola, ti, faccio questo, via. Ti ho tutta l'occasione, bagno d'olivola, ti, e allora un bel masciù, e bagno d'olivola, ti, bravo! Aspetta, c'è una cosa che Lucio dà, aspetta. Non ci devi dimostrare nulla, senza che la si sia stai rilassato, quanta vera non fa niente, hai ragione. E restiamo proprio sulla festa del matrimonio, quindi mandiamo in onda un altro piccolo momento live di un matrimonio di Felice d'Amico, dove lui si esibisce in uno show simpatico, divertente, con gli sposi. Sogni un matrimonio da favola? Scegli il meglio, vieni a Tenuta Elisa. Tenuta Elisa è una dimora storica che nasce alle porte del Cilento, luogo incantato, ricco di suggestioni e bellezze. L'importante location storica, magnificamente ristrutturata, è pronta per regalare ai suoi ospiti un'autentica favola da vivere. Tenuta Elisa rappresenta fascino ed esclusività, fuori dal tempo e dallo spazio.
lussureggianti giardini panoramici insieme alle eleganti sale rendono l'atmosfera magica, in cui i dettagli non sono semplici particolari, ma l'inizio di un matrimonio da ricordare. La tenuta può vantare ambienti di pregio ed è la cornice ideale per ogni tipo di cerimonia, convegno, vernissage o evento che voglia distinguersi per raffinatezza e stile. Il complesso nasce in un podere di circa 100.000 metri quadri e dal suo interno propone anche un parco verde per i ricevimenti, una fattoria didattica dedicata ai bambini ed un parco giochi attrezzato. Oggi la tenuta dispone di un team wedding capace di soddisfare tutte le richieste degli sposi, dalle più semplici alle più pretenziose. Ogni sala presente nella struttura può essere personalizzata secondo le specifiche esigenze, garantendo sempre la raffinatezza ed eleganza ed il massimo della comodità per gli ospiti. L'attenzione ai dettagli e il servizio impeccabile per rendere il matrimonio un'esperienza davvero unica e indimenticabile. L'offerta gastronomica parte da un percorso organizzato nel quale proponiamo tutte le specialità del territorio, garantendo soggiorni da sogno e su misura per ogni ospite. Benvenuti a Royal Divine, vi presento vari macchinari medicali nuova generazione. Abbiamo questo laser della Luminis, che è uno dei migliori laser e serve per togliere i peli definitivamente. Dopo la quarta, massimo sesta seduta, i peli cadono. Già dal primo trattamento il pelo va implodendo, scoppia, la pelle si chiude e quindi non c'è più la sacca del bulbo. Poi abbiamo un altro medicale che è l'onda dinamica e serve per perdere centimetri, togliere smagliature, rigenerare i tessuti e tonificare. E in breve tempo, già dalla prima alla seconda seduta, si vedono le differenze, si vede già un centimetro, due centimetri, in alcuni casi si perdono i liquidi perché ha degli hertz all'interno, quindi puoi perdere anche un chilo, mezzo chilo nella prima seduta. E usa un infrarosso che serve anche per togliere i dolori muscolari. Poi abbiamo presentato delle campane che sono per trattamenti estetici come anticellulite, ma anche per rilassare, e lo stanno usando anche negli ospedali per le persone che hanno problemi motori o respiratori, perché appunto hanno studiato che questi hertz servono nel sistema neuromuscolare e neuronervoso della persona, tant'è vero che fanno anche trattamenti sull'emisfero destro e l'emisfero sinistro, ed è bellissimo vedere o provare questo trattamento. Royal Divine vi aspetta a Positano per offrirvi i nostri servizi e per farveli provare. Se volete ci potete contattare, vi possiamo anche raggiungere. Grazie. E questo era Felice in versione showman. Io lo conosco benissimo, perché il momento più bello, zio, che dove tu ci fai veramente ridere di più sono le feste di Natale, le feste a Pasqua, dove in famiglia facciamo tutte queste gag simpatiche. Però io adesso vorrei approfittare che ce l'ho vicino, non si può sottrarre, anche per le tue numerose fans disseminate in tutta la regione, per parlare del tuo matrimonio, perché anche tu sei sposato, ti sei sposato tanti anni fa con la cara zia Pinella. E in questa foto che stiamo vedendo ci sono anche io piccolina, perché ero proprio anch'io che ti facevo un po' da damigella. Allora, com'è stato il matrimonio di Felice ed Amico? È stato un matrimonio creato in pochissimo tempo. Dal momento in cui abbiamo deciso di sposarci, passato 2 o 3 mesi ci siamo sposati. Ah. Oggi dura, sono 31 anni, dura e non abbiamo figli. Questa è una cosa importante, quindi quando uno si ama veramente, perché molte volte i figli, sai, ti uniscono, invece è più semplice lasciarsi quando non si ha un collant, certo, che è il bambino. E invece noi andiamo avanti, ma devo dire la verità, è anche forse grazie al fatto che non ci vediamo spesso, lo devo dire, perché sai, quando due colonne sono lontane, il tempio crolla, come diceva il buon Gesù, ma quando invece le colonne sono troppo attaccate, cioè, può crollare. Quindi noi, il fatto che non ci siamo visti
per ore e ore, né messaggiati per ore e ore, per tutto questo tempo siamo andati avanti bene, siamo ancora lì. E posso anche dire, c'è voluta anche tanta pazienza, fiducia e intelligenza da parte di tua moglie, anche perché tu sei un personaggio pubblico, sempre esposto all'attenzione di tante belle donne, quindi c'è voluta anche... ma ormai c'ho l'età io! L'intelligenza, no? Di capire che è importante il lavoro. Devo dire molto veramente grazie a mia moglie, perché mi ha dato veramente anche lei la possibilità di fare questo, perché un altro avrebbe detto fermati lì, fatti l'attività di agente di commercio che fai già, invece lei ha accettato che io potessi togliergli tanto tempo e diventare anche un personaggio. Tu sei amato da tanti, ecco, non sei solo più della nostra famiglia, sei una persona che in tanti ma anni... sai, forse perché io mi sento, dico sempre che bisogna essere anche abbastanza umili nella vita e mi vogliono bene in tanti, proprio per questo, perché riesco ad accontentare sempre tutti, quasi sempre dico sempre di sì a chiunque mi fa una richiesta, se sono disponibile dico sì, deve essere proprio che non sono disponibile per dire di no, ma dico sempre di sì, solitamente a tutti. Faccio tante cose anche gratis, in verità, tantissimi ospizi, ho fatto più volte richiesta all'ospedale di San Leonardo di fare qualcosa per i malati, tra virgolette non mi hanno mai dato questa possibilità, ma sempre perché, voglio dire, lo faccio con tutto il cuore e accontento sempre tutti. Anche perché hai citato tu il fatto di non aver avuto figli, però vedete, anche in questo caso l'amore è stato più forte. Certamente. E voi avete riversato il vostro amore anche nel rapporto con gli animali. Abbiamo avuto Duncan per tanti anni, che era un gatto meraviglioso, che era come un bambino. Un figlio per voi. Quindi molto spesso anche questo può servire. Posso dire una cosa? E poi ho valutato che la percentuale di coppie che si lasciano le ho sposate io, ma è bassissima rispetto all'amore, diciamo. Veramente. E quindi un po' sono anche un portafortuna, sono tutti ammogliati con bambini, sposati con bambini. Bene, mi fa piacere. No, perché qualcuno ha fatto addirittura fatto comunione, 18 anni, 25esimo. Laurea e matrimonio, e pure battesimo. Beh, ci fa piacere sentire da te che vivi le coppie dei nostri giorni, che magari funziona pure questo matrimonio. Sono tutti amici miei, tutti amici. E mi seguono. Bene, allora io ringrazio Felice D'Amico per essersi raccontato anche in una veste insolita, diciamo, non solo lo showman, ma anche un po' l'uomo. Oggi abbiamo fatto una cosa seria, finalmente. È una cosa seria. E quindi l'appuntamento con voi è per la prossima settimana, stessa ora, stessa emittente. Rivedremo delle puntate di Due Cuori un Bouquet che ci sono piaciute tanto in questa quarta edizione del programma. E come sempre vi invito a seguire sul mio sito internet tutte le puntate che vi siete perduti, perché c'è la possibilità di vederle anche online. Vi ringrazio dell'attenzione e arrivederci alla prossima settimana. Sogni un matrimonio da favola? Scegli il meglio. Vieni a Tenuta Elisa. Tenuta Elisa è una dimora storica che nasce alle porte del Cilento. Luogo incantato, ricco di suggestioni e bellezza. L'importante location storica, magnificamente ristrutturata, è pronta per regalare ai suoi ospiti un'autentica favola da vivere. Tenuta Elisa rappresenta fascino ed esclusività, fuori dal tempo e dallo spazio. I lussureggianti giardini panoramici, insieme alle eleganti sale, rendono l'atmosfera magica, in cui i dettagli non sono semplici particolari, ma l'inizio di un matrimonio da ricordare. La tenuta può vantare ambienti di pregio ed è la cornice ideale per ogni tipo di cerimonia, convegno, vernissage o evento che voglia distinguersi per raffinatezza e stile. Il complesso nasce in un podere di circa 100.000 metri quadri, e dal suo interno propone anche un parco verde per i ricevimenti, una fattoria didattica dedicata ai bambini ed un parco giochi attrezzato. Oggi la tenuta dispone di un team wedding capace di soddisfare tutte le richieste degli sposi, dalle più semplici alle più pretenziose.
Ogni sala presente nella struttura può essere personalizzata secondo le specifiche esigenze, garantendo sempre la raffinatezza ed eleganza ed il massimo della comodità per gli ospiti. L'attenzione ai dettagli e il servizio impeccabile per rendere il matrimonio un'esperienza davvero unica e indimenticabile. L'offerta gastronomica parte da un percorso organizzato nel quale proponiamo tutte le specialità del territorio, garantendo soggiorni da sogno e su misura per ogni ospite. Thank you.